serve. Esatto, intanto Leal qui serve di nuovo il nastro, lo smorza, poi la palla è per Ishikawa che trova le mani del muro e trova anche il punto del 5-6. Milano torna a contatto. E ancora Riklitsky, questa volta più morbido il servizio, in qualche modo Pesaresi lo tiene, poi Ishikawa sulla finta di Matteo Piano, arriva facile facile sul pallone, lo schiaccia per terra, 14-13. Difficilmente si poteva pensare a un risultato positivo per Milano, quindi meglio che stia di fare un esatto come in questo caso, di farla in intrarotazione, quindi la palla va verso posto 1. Qui intanto Ishikawa si riscatta così, gran ricezione poi cercato da Daldello, va a chiudere il punto con un mani fuori, 4-6, Milano due punti da recuperare, ma adesso il giapponese va a servire, lui con questo fondamentale può fare male. E arriva infatti l'Ace, avevo appena finito di dirlo, e poi si è anche caricato Yuki Ishikawa, prova a trascinare la squadra verso il pari. Parallela. Una bomba di Leal a servizio contenuta molto bene da Pesaresi, poi la Pai chiamata da Daldello, risponde Ishikawa, punto Milano. Sto notando che anche i giocatori... Punti di distanza tra le due squadre, Pesaresi riceve il servizio forte di Guantorena, poi Urnauti in qualche modo deve attaccare Balaso, buona posizione, buona difesa, poi Leal che deve attaccare da fermo, tocco del muro, Mari in qualche modo, Daldello col bagger a cercare Ishikawa, contro il muro a due, trova però il money out, Yuki Ishikawa, 19-20, va a servire con Urnaut, molto forte, riceve Balaso fuori dal campo, De Cecco arriva col bagger, la palla va nel campo di Milano e allora il punto di Yuki Ishikawa, vi chiedono... Chiedono una palla trattenuta, non mi è sembrato, ma nel caso il replay... No, i giocatori di Civita... Adesso Camille Riklitsky prova lui, palla che sfiora solo il nastro, difesa da Urnau, poi Ishikawa chiude il punto, Milano ha una nuovissima occasione per... Bellissimo servizio, si lancia la palla un metro dentro al campo, la gira, bravo, bravo, bravo. Infatti un altro gran servizio, poi Milano in qualche modo riesce a chiudere il punto con il muro che rischiava di essere in campo della Lube, poi è finito fuori di poco. E allora di Civitanova ancora Riklitsky al servizio, un altro grande servizio, questo è un altro dei giocatori che hanno questi servizi potenti, e qui però dall'altra parte se c'è la potenza del servizio c'è la morbidezza, la tecnica di un giocatore di Urnaut al servizio. La riceve Leal non benissimo, però De Cecco a cercare Riklitsky dalla seconda, Pesaresi in qualche modo la tiene, poi il bagger di Piano per Ishikawa che va forte, Yuki Ishikawa, 5-4. Molto forte, ma lo riceve bene Guantorena, poi De Cecco a cercare ancora Riklitsky, questa volta però c'è il muro, la premiata di Ishikawa Piano, ferma Riklitsky, 6-4 Milano. Ottimo, ottimo muro, chiuso bene. Parte Ishikawa, lo riceve Leal, poi De Cecco a cercare Guantorena, Murato, Balaso la tiene viva, De Cecco con il pugno, poi la palla rimane in campo, Balaso in tuffo, De Cecco di nuovo a cercare Guantorena, adesso non benissimo l'attacco della Lube, allora cerca una rigiocata Milano, vediamo come la chiude con Ishikawa, muro fuori, Yuki Ishikawa, adesso sta prendendo per mano la squadra, il giapponese, 8-5. Bravo Yuki, che solito pure spingerà di più. Qui lo riceve comunque Balaso, poi De Cecco a cercare Leal, coperto da Daldello, deve alzare Mar per Ishikawa, contro il muro, va a trovare le mani della Lube, money out, punto Milano, 13-16. Bravo Yuki Ishikawa, colpire la palla. Qui intanto riceve Mar, molto bene, poi Ishikawa che va col pallonetto, non ci arriva questa volta Riklitsky, 14-18, Ishikawa adesso sta da solo provando a prendere per mano Milano. Il pallonetto Ishikawa. Varo Berlandi Simon, ricevuto bene da Pesaresi, poi arriva Ishikawa per la pipe, trova il campo, punto Milano. 18-20, sempre questo set con le sue battute, ancora qui molto incisivo, poi arriva Ishikawa per la pipe, Balaso non può fare altro che sedersi per terra quando arriva Yuki con questa pipe. Bravo Daldello, pipe spostata dietro, in zona 1. 21-23, andrà nel servizio, lo riceve Urnaut, Daldello a cercare Kosamerlik, fermato Kosamerlik, ma nuova occasione per Milano con Urnaut, muro a...
2, fermato ancora, nuova occasione per Milano, ancora Urnaut, questa volta è Mura 3, la tiene ancora giocabile Milano, poi Urnaut, fermato ancora, ancora buona la palla, Ishikawa! Ishikawa! Yuki Ishikawa! 2 pari, vediamo se il flot di Anzani è efficace anche come quello di Milano, grande difesa di Anzani, poi Simon manda la palla di là. Dall'altra parte però c'è Ishikawa che chiude una parallela con un no look, con una facilità incredibile. Un no look veramente da cineteca. Per i suoi. Esatto. Daldello adesso va a cercare Ishikawa con la palla, colpisce praticamente Marchisio che stava sostituendo Balaso. Sul 10-14, secondo servizio di Riklitsky, tagliato ma ci arriva Pesaresi in tuffo, poi è cercato Ishikawa e la palla rimane lì. Quantorena aveva coperto bene. Ancora un altro a servizio, Nastro, la riceve Leal, poi De Cecco, su Simon, la difende però Milano. Daldello a cercare dall'altra parte Ishikawa, mani out di Yuki Ishikawa, Milano si riporta a contatto, 13-14. Veramente time out di Giorgi perché sai vai Andy Leal, un missile in qualche modo contenuto da Urnaut, poi la palla è per Mar che gioca sul muro per rigiocarla, eccola qui l'altra palla, questa volta l'attacco è Ishikawa, non tocca il muro, anzi sì, e quindi punto Milano, Yuki Ishikawa, 14-15, ancora a contatto le due squadre. Bravo, ma vuole chiudere questo set. Pesaresi in qualche modo contiene, poi Daldello a cercare Ishikawa che arriva, mani out Ishikawa, Milano non molla, 21-23. Bravo Yuki ad attaccare, diciamo sul muro più debole